crisi sanitaria, crisi economica, crisi sociale e ora anche la crisi di governo. La ricetta di Rifondazione Comunista, quest'oggi in presidio a Pescara e a Teramo, prevede una maggiore presenza dello Stato a sostegno della sanità, della scuola e del lavoro, ma anche l'introduzione di un reddito di base per tutti. C'è bisogno di più pubblico, un piano di 500.000 assunzioni, perché l'Italia è al di sotto della media europea. Nella sanità, nella scuola, voglio ricordare che noi abbiamo le classi pollaio perché abbiamo la più alta percentuale di bambini o ragazzi per classe rispetto al nord Europa. La sanità è stata massacrata negli ultimi 20 anni di tagli, tant'è vero che oggi chi lavora e assiste per il Covid sono tutti lavoratori precari, infermieri, OSS e persino i medici. E poi noi proponiamo che, data la crisi sociale che sta arrivando e che è già in corso, che riguarda il lavoro autonomo come coloro che saranno licenziati, come i precari con i rinnovi dei contratti che non vengono fatti, c'è bisogno di estendere un reddito di base per tutti, perché va garantita un diritto all'esistenza a tutti. Poi pensiamo che bisogna reinternalizzare i servizi per renderli efficienti. Insomma, bisogna fare le riforme, ma al contrario di quelle che sono state fatte negli ultimi 30 anni. Secondo Acerbo, le riforme che permetterebbero una boccata d'ossigeno in questo periodo storico di enormi difficoltà devono essere finanziate tramite i fondi europei del Recovery Fund e con una patrimoniale che ridistribuisca la ricchezza dall'alto verso il basso. È grave che neanche in questa emergenza si è avuto il coraggio di fare un'imposta patrimoniale da far pagare alla parte più ricca della popolazione, per venire incontro a chi è rimasto senza reddito e alle attività che producono lavoro. E quindi siamo di fronte a tanta demagogia, soprattutto da parte della destra, ma anche all'incapacità del governo di fare scelte coraggiose.